Bella a tutti ragazzi, Telegiornale e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di nazionale e parliamo delle convocazioni di Roberto Mancini che hanno visto la clamorosa esclusione di Mario Balotelli ed è incredibile come questo giocatore negli anni abbia praticamente bruciato tutto il suo talento. Addirittura un estimatore come Roberto Mancini lo ha lasciato a casa in questa occasione. A settembre ha provato a rilanciarlo contro Portogallo e Polonia, ha fatto malissimo purtroppo e quindi ha deciso di non convocarlo. Come vi avevamo detto, come vi avevo detto nel video di settembre, Cutrone meritava una chance in nazionale, ce l'avrebbe avuta in queste due partite, purtroppo è infortunato alla caviglia, non è al meglio e quindi il CT ha deciso di rispedirlo a casa. In ogni caso, Patrick merita sicuramente una chance. Ma torniamo a Balotelli. Purtroppo sembra rimasto il ragazzo che esordì nel 2007 con la maglia dell'Inter quando aveva 17 anni. Il problema è che adesso lui ne ha 28, è alla soglia dei 30 anni, non è ancora maturo e non gioca praticamente mai nel Nizza. Non ha fatto nulla in questo inizio di stagione per meritarsi la fiducia del CT e quindi ha deciso di lasciarlo giustamente a casa. Per un talento che si è bruciato negli anni come Mario Balotelli ce ne sono altri in rampa di lancio, c'è un Federico Chiesa in grande forma, c'è Federico Bernardeschi, c'è Barella del Cagliari che sta facendo benissimo e c'è anche un grande rilancio che è quello di Marco Verratti. Marco Verratti, che a me personalmente è un giocatore che non piace, però sembra che questa nazionale non possa fare a meno di lui. Deve cercare di prenderla per mano, anche se, ripeto, è un giocatore che in questi anni sembra essere rimasto anche lui, quello di Pescara, praticamente sembra di fare lo stesso discorso di Balotelli, perché non ha migliorato le sue caratteristiche, non ha migliorato il colpo di testa, non ha migliorato il cambio di gioco, segna pochissimo. Per essere un centrocampista, è vero che gioca in una squadra importante come il Paris Saint-Germain che lotta per vincere la Champions League, ma in nazionale nei momenti chiave è sempre mancato, a partire dal playoff contro la Svezia, quando all'andata, diffidato, si fece ammonire e saltò il ritorno. È un giocatore che è in classe 92, quindi anche lui ha già 26 anni, ma non ha ancora dimostrato il suo talento e penso che debba farlo in questo momento che è veramente un periodo di magra per i talenti italiani. Quindi ragazzi, questi due argomenti, Balotelli non convocato e Verratti che deve cercare di prendere per mano questa squadra, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi lascio qui a sinistra l'iscrizione, come sempre, al mio canale. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, fatelo. Lasciate anche un bel pollice in su e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!